Ciao a tutti amici di EveryEye e benvenuti in questo nuovo video. Sono felice, come sempre siamo sulla rubrica Happy Gamer. Come vedete siamo tornati su Killer is Dead per un nuovo episodio. Se ricordate la volta scorsa sono stato messo alle strette da un boss, avevo dei problemi perché ero arrivato avendo sprecato tutte le mie carte della reanimazione, quindi era impossibile da battere in quel modo e quindi diciamo offline ho ricominciato la missione da capo, non sprecando le carte per rianimarmi, e sempre offline l'ho battuto. Era questo qui dell'episodio 7. Ora, bando alle ciance, riprendiamo con l'episodio 8, la donna che giocava coi sogni, e scopriamo cosa aspetta noi e il nostro personaggio Mondo, anzi Mondo San, in questo bellissimo gioco che vi invito come sempre a provare. Quindi, niente, vediamo cosa ci attende, ragazzi. Oddio, ha cambiato vestiti. Non ha la giacca, oh mio Dio. Mondo! 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 Wake up! Come sempre non si capisce nulla del perché siamo qua o qualsiasi cosa ci stiano dicendo, ma è il bello del gioco, ormai lo sapete se avete seguito la serie fin qua. Seduto sull'aria, sul vuoto. Io mi ricordo, ragazzi, quel livello dove eravamo a passeggiare per tutto il tempo, ve lo ricordate? 20 minuti di passeggiata e poi il boss alla fine. Infatti, sparivano i pianeti come in quel livello, che me l'aveva ricordato anche il signor Brusco. Vabbè, ah ok, posso correre, vabbè posso correre, quindi già, siamo già messi in una posizione migliore della scorsa volta. Ok, boh, vediamo un po'. Potrebbe andare di qui. No. Allora c'era da questa parte qualcosa che... No. La telecamera sembra volermi suggerire comunque questa come direzione. Questa. Ok. Telecamera GG. Sì, è lo stesso tipo. Occhi nemici stavolta. Prendo ammazzate, vi prendo. Dio, che musica inquietante. Una porta! Stile Minecraft. Una villa. Ah, questo è il primo livello. Ve lo ricordate? Dove avevamo iniziato. Ok. Infatti anche nel primo livello andavo di qua. Però si sta intrecciando tutto. Non capisco se è un sogno o son desto. Eh no, non capisco se sia un sogno oppure una dimensione parallela al di fuori del sogno. Poi lo scopriremo. Come sempre la telecamera non ci aiuta. Vediamo un po'. Di qua. Ah, di qua. Beh, questi nemici sono abbastanza facili. Hai provato a prendermi da dietro, stupratore. Questa sembra quella dello scorso livello. Sì, dove c'era il boss. Lo ricordate? Quello là che mi ha mandato alla disperazione. Bam, fendenti a tutti. No, c'è ancora qualcuno. Sentivo i vostri passi piumati di melma metallica. Ok. Questo in confronto ai flashback di Naruto è un mega iper flashback di tutto ciò che è successo fino ad ora. Possono permetterselo giusto perché il gioco non aveva senso prima, quindi può benissimo continuare a non aver senso. Quello scappa. Ok. Affronta il tuo destino con coraggio, melmone metallico. Ok, qua c'è qualcos'altro. Qua sembra dove abbiamo affrontato il boss. Ce ne laviamo le mani, lavati le mani. E proseguiamo. Qui è dove c'era la scenetta dell'uovo alla coque. Vero?
Sì. Stessa identica posizione. Solo che adesso è cresciuto. Mentre prima era un babbino, un babbuino. Eccolo lì. Secondo me tutto il gioco non ha senso, perché in realtà il senso sta in quell'uovo alla Coq. Magnatelo. È buono. The yolk is a little hard. Vedi la forma del tuorlo e il colore? Loda al sole! È giallo e rotondo, loda al sole. Perché? Non fa il tuorlo diverso? I think working for the government suits me. Don't taint my blood? I'll get it, mom. Beh, ad aprire. Ho capito, arrivo! Sì, questa è la spada di... Infatti, ve lo ricordate sto qua? Era scappato. David. Come here, Mondo. Ti sei già scappato una volta, non mi scapperai la seconda. We're in the middle of dinner. Vabbè, scusa, prendi appuntamento. How unfortunate. Che maleducato. Non si rompe la porta della gente così. Questo con l'armatura c'era un po' di Cavalier Soleil, eh? Se a parte le chiappe al vento. Fermatevi. Mondo. Spostati, bra. No, l'uovo alla Coq. No. Ha tagliato l'uovo alla Coq. Ban. Coprite quel pacco, please, che... No, il mio uovo! Come hai osato? Con che faccia? Ma sì, pure sua madre barra sorella barra cugina barra non so chi è. Mother! Mamma, ok, sua mamma. Ah sì, l'aveva detto anche prima, scusate. You really are curious about everything. Sì, Now, che I hope you can enjoy. Oh, calma. Ah, devo scegliere. Ah, devo selezionare lui, vabbè, ma che roba da ritardati è. Senza offesa per i ritardati. Sta mettendo alla prova il fatto che io la mia vista funzioni. Wow. I'll get it, mom. What? Stai un po' perdendo la dimensione spazio-temporale. Vabbè. Siamo finiti nella tecnica Izanami e Izanagi, non me la ricordo, degli Uchiha, dove si ripete ciclicamente Izanami. Sì, Izanami. Adesso rompe l'uovo. No, il mio uovo per la seconda volta. No. E il pacco per la seconda volta. La tentazione di su quel salta. Non so dove vuoi arrivare, ma... Iz, muoviti. No, mamma! Mother! Sì. Di nuovo. And so... Sì. Stai sniffando la sua spaglia. Qualcosa mi dice che il braccio l'hai perso così.
Quindi ha tutti gli effetti un flashback reale, cioè nel senso una cosa che è successa davvero. Vedi, non avevo notato che non aveva il suo braccio, un My Little Pony in nostro soccorso. Ciao amico mio, io sono Rainbow Dash. Oh mio Dio, l'ha detto davvero. My Little Pony, My Little Pony, salveranno mondo senza braccio. E qua arriva quello senza braccio, senza occhio, senza mandibola e tutto. Sì. Ciao a tutti bambini, benvenuti nel magico mondo di My Little Pony. Aiutaci a cercare i cristalli della luce per svegliare lo zio addormentato. No. Non mi sembra che stai molto bene. Oh man. Oh no, this can't be happening. Quindi quello gli ha tagliato il braccio e un My Little Pony l'ha salvato portandolo da sto tizio qua a caso. E sai, non ha un braccio. Hey you. Ti ma medicalo. Non lasciarlo così. Ah, questa è il boss, boss maledetto. Does it hurt? Musica lounge. Ah, quindi era un incubo. Flashback incubo. That man. David. Mi sa che è stato lui a farti quello, quindi vendicate. No. Sta tranquillo, Adesso vede l'uovo alla cocca da di matto. Ah! Vai, vai, prendi il sole ancora un po' di crema solare. Cioè, la bagnarola del tizio Findus. Wow, best livello proprio, un tempo di lavoro 3 minuti. Vecchio, tripla A, non abbiamo fatto nulla. E che mi lamento sempre che le missioni durano troppo. Così. Beh, allora, ragazzi, l'idea di... Cos'è lingerie per le ragazze? Attenzione, ragazzi, fermi, è una cosa seria. Dona lingerie a una belle e si cambierà d'abito. Lo vedrai con gli occhiali. Ogni bella indossa lingerie diversa. Regala della biancheria che trova imbarazzante e si arrabbierà con te. GG. Allora ragazzi, iniziare il nuovo episodio, che è questo, il 9, il gigante che rubò un pianeta. Mi sembra esagerato perché durerà comunque, penso, tanto e non ce la facciamo. Voglio farvi un mega regalo, quindi direi di fare una delle missioni delle ragazze di mondo. C'è quelle un po' piccanti, che non ve le ho ancora fatte vedere. Vediamo un po'. Allora, innanzitutto dobbiamo armarci per fare questo di regali, perché non sappiamo ancora i gusti che avrà la nostra tipa. Vedete, dovremo conquistare una ragazza. Diciamo, il tutto consiste nel far salire il sangue al cervello, non proprio al cervello di mondo, fissandole, diciamo, le parti intime... Mentre lei non se ne accorge. E poi farle un regalo per conquistare il suo cuore. Allora, articoli da regalo. Però dovremmo trovare un regalo adatto. Ah, queste, allora, gomme ne abbiamo già. Macaron, un pasticcino amato dalle ragazze. Lo compriamo, che potrebbe servirci. Ventaglio tigre, lo compriamo. Guarda quanti soldi abbiamo. 1.500.000 e passa. Questi ce li abbiamo già. Dobbiamo averne una vasta scelta. Lingerie da urlo per Natalia. Proprio specificato per Natalia. Qua sono le carte per ritornare in vita. Questi sono i bonus, ok. Perfetto. Vediamo un po' che missioni, ragazze. Questa l'avevo già fatta. Poi abbiamo vampira seducente.
ragazze di mondo, abbiamo qua grande artista, però col cuore non vorrei fosse... Oh, vediamo. Quaro, ristorante giapponese, alias la Geisha d'oro, nazionalità Giappone. Slurp. Proviamo. La missione gigolo fallisce quando finiscono i regali. Qua la nostra bella. Carina. Vedete qua c'è Mondo-san. Mondo-san. Please make yourself at home. Dobbiamo guardarla e fare foto con la mente, salvare tutto nel nostro hard disk mentale quando lei non guarda. Perché? Poi possiamo attivare i nostri occhiali magici, vedete, per sapere cosa le piacerebbe il regalo e... appena distoglie lo sguardo... E questo! Cioè vedere la sua biancheria. Dobbiamo cercare di non guardarla anche troppo negli occhi, sennò si sentirà in imbarazzo. Ha voglia. Tanto che riparto con... Oh, le piace anche il bouquet. Perfetto. I want to stay like this forever. Ok. Attenzione. Ripartiamo, anche questo credo sia sake, giusto? Perfetto. Ok, ci siamo quasi. No. Distogli lo sguardo. Distogli lo sguardo. La barra sotto con i cuori indicherà quanto il regalo sarà gradito. Per conquistarlo, ovviamente. Ok, ora possiamo scegliere un regalo. No, non volevo rimettere gli occhiali. Vabbè, pazienza. Quello non so cosa sia. Qua tutto è già al massimo, quindi non... Ok, regalo. No, perché? Ok. Allora, vediamo se c'era qualcosa che compariva... Questo, il bouquet. Il bouquet compariva, gli altri no. Però proviamo col bouquet. This is for you. Tieni, un regalo uscito qui dal nulla. Perfetto. Direi che con un altro regalo azzeccato... Magnifico. Vai. Non guardare. Vai, fotografa tutto. Dobbiamo cercare qualche altro regalo. Cosa sono sti cosi? Non... I wanna stay like this forever. No, qualcos'altro. Non ce li ho questi orecchini. Non ce li ho. Proviamo. Non ho una stufetta o non ho le ceneri di tua nonna in un... In un vaso, mi spiace. Provo l'ultima volta. Questa ce l'ho. Questa ce l'ho. Mamma mia, che fisico che c'ha questa. Basta, non mi distraete. Devo fare il gameplay. Vai. Tutta tua. This is for you. Una rosa in un pacchetto di un metro per un metro. Ehi. Ce l'abbiamo fatta, ragazzi. Won't you stay with me tonight? Tutte le notti che vuoi. E non per dire, a me piacciono anche le asiatiche. Non ho detto nulla. Sì, ma non con che faccia me lo dice, arrabbiatissimo. Sì, sarei mia questa notte. Abbracciami forte. Sì, mi piace, mi piace. Al chiaro dell'una te bacio. Basta. Che esplosione di... Di coito esagerato, cioè. So please, take care. Mi fa pure il regalo. Ottenuta l'arma secondaria Freeze Shooter. Spara proiettili congelanti con il braccio sinistro. Guarda, rallenta i nemici. Usalo per inare quelli più rapidi. GG. Grazie Sakura-chan, lì, come ti chiamavi. Must you go to work so soon? I'll be awaiting your return. GG.
Bene ragazzi, direi che che dopo questa perla questo episodio acquista un senso. E per quelli di voi che si sono annoiati prima durante la missione e hanno chiuso il video, beh, cavoli vostri, vi siete persi l'ultima parte qua tutta piccantella, osè, eccetera eccetera. E quindi vi sta bene, così imparate a chiudere i miei video. Per tutti gli altri spero che vi sia piaciuto questo episodio, ma sono certo di sì. Commentate come sempre e niente, qui da Felice tutti, iscrivetevi al canale, continuate a seguire la rubrica Happy Gamer con Killer is Dead, Naruto e giochi vari eventuali a singole puntate. E per ora è tutto, ci vediamo alla prossima, bye bye.